Credo che per salvare il teatro bisogna uscire dal teatro. Coloro che vorranno restarci si condanneranno a non essere che degli intrattenitori o degli esteti. Per quanto ci riguarda, non abbiamo paura di confessare che siamo stanchi di nutrire un culto la cui divinità è assente. E noi andremo fuori, sulle strade, per cercare di incontrarvi ancora il Dio. Jacopo nasce a Parigi nel 1879, si diploma presso il liceo Condorcet e intraprende gli studi di lettere e filosofia, che però non concluderà. È negli anni del liceo che esordisce come autore drammatico con la commedia Brouillard du Matin. Nel 1908 fonderà la rivista chiamata Nouvelle Revue Française, per poi fondare 5 anni più tardi il Vieux Colombier, un piccolo teatro la cui attività venne interrotta dalla guerra, ma poi ripresa fino al 1924, anno in cui decise di ritirarsi in Borgogna. Nonostante le difficoltà pratiche incontrate da Coupeau nel portare avanti la sua concezione di teatro, possiamo oggi affermare che egli riuscì a riformarlo dalle sue fondamenta. Il suo contributo, infatti, si fa vessillo della rinuncia ai valori positivisti perseguita dal teatro del XX secolo, periodo in cui nacque e divenne fondamentale il ruolo del regista pedagogo che egli contribuì a plasmare. Il teatro acquisisce un nuovo e fondamentale valore all'interno della società. Ogni sforzo è teso verso l'essenziale, elemento irrinunciabile per un'arte che si muove con gli esseri umani, per gli esseri umani, in cui la performance diviene un incontro, unendo così all'elemento estetico quello pedagogico. Fu questo l'intento di Coupeau nel riformare i suoi allievi nella scuola per attori da lui pensata. Formazione prima di tutto umana, diretta verso la sincerità di cui l'arte non può fare a meno. Fu questo il luogo in cui decise di ricominciare. Fuggendo la stabilità, accoglie l'ignoto, tenendo fisso lo sguardo verso un orizzonte sconosciuto, ma sempre innovatore.